Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi spiego come mi sto allenando. Un video in realtà abbastanza semplice che mi chiedo perché non ho mai fatto. Però vi parlo della mia scheda di allenamento attuale, vi spiego quelle che sono le logiche secondo le cui mi sto allenando e vi ricordo alcune cose. La prima cosa è che questa scheda è una scheda fatta in questo momento, ovviamente io vado a variare costantemente e potete trovare tutti i miei allenamenti, l'integrazione e l'alimentazione su rhinonation.it nel mio log. Quindi io ogni sessione di allenamento, ogni cambio di alimentazione, ogni cambio integrazione l'aggiorno sul mio log, potete intervenire facendo domande, quindi là trovate tutto quanto. Questa è la scheda che sto seguendo in questo momento specifico, questa settimana specifica, perché poi molte cose le vario di settimana in settimana. Seconda cosa che vi dico è che logicamente è una scheda che si basa su di me, sulle mie necessità e sul mio contesto attuale, quindi sono a 12 settimane dalla gara, per cui non mi alleno così tutto l'anno, non è un metodo di allenamento, non è una filosofia, ma è quello che mi serve in questo preciso momento per le logiche del contesto, quindi logicamente non voglio professare che questo sia il metodo di allenarsi generalmente. È una scheda che, e ci sono delle logiche che ho elaborato grazie a Luca Cavagna, quindi il confronto che ho sempre con Luca mi ha portato a avere questo aspetto, quindi logicamente lo ringrazio per il confronto che abbiamo sempre e do i dovuti meriti e vi spiego quelle che sono le logiche. E la cosa che voglio cercarvi di far passare è che l'allenamento non deve essere una scheda buttata là a caso per distruggervi, ma deve seguire delle logiche precise sia riguardo al contesto, sia riguardo alla progressione che dobbiamo avere e devono essere funzionali ad un miglioramento della performance, che è quello che realmente va a creare tutti i processi ipertrofici. Quindi vediamo quelle che sono le mie sessioni, ve le spiego tutte quante. Iniziamo dalla split. Ho una split che prevede di allenarsi 5 giorni a settimana. Il primo giorno faccio petto, spalle, tricipiti, quindi le spalle complete, il petto e i tricipiti. Tricipiti un accenno lo vedremo. Il secondo giorno faccio la schiena e i bicipiti con l'addome. Il terzo giorno faccio le gambe, un focus sui quadricipiti e i polpacci. Poi c'è un giorno di riposo, poi faccio un giorno di braccia con un piccolo richiamo sulle spalle, sul deltoide laterale, e in ultimo un giorno di femorali con un piccolo richiamo di quadricipiti e polpacci, quindi sostanzialmente gambe, però il focus è spostato sui femorali. Un giorno di riposo e riparto. Questo è il mio splittaggio, 5 giorni a settimana, probabilmente a breve lo cambierò perché devo lavorare su un po' di cose, le gambe iniziano ad avere difficoltà a recuperare perché comunque le alleno ogni 3-4 giorni, che è una frequenza abbastanza alta per come le alleno e per il volume che sto ottenendo, quindi stando in cut, iniziando la preparazione, probabilmente cambierò le carte in tavola, ho già scritto nel log come volevo passare, però di base adesso vi spiego. Passiamo al primo giorno, eccolo qua. Allora, il primo giorno inizio con una Real Delt Machine, quindi petto, spalle e tricipiti. Inizio con una Real Delt Machine per sentire al meglio il lavoro sui deltoidi posteriori e faccio 4 serie, in genere un piramidale, che può essere un 15, 12, 10, 8, oppure può essere un 25, 20, 15, 12 reps, quindi comunque un piramidale a salire con il carico. Pompaggio, massimo focus sullo squeeze, questo mi permette di attivare tutta la zona scapolare e prestare al meglio sugli esercizi successivi per il petto. Vedrò molto bene. Passo poi direttamente al petto, il primo esercizio che sto facendo, ho tolto il lavoro con i manubri, faccio soltanto macchinari, è la incline press dell'Atlantis, che è la mia preferita e per la sua meccanica è quella che si presta meglio a me perché mi permette di andare in lockout sulla spalla e non sento troppo fastidio. In questo caso faccio un piramidale e faccio la prima serie da 15, la seconda da 12, la terza da 10 e poi faccio una serie da 8. Questo è il rep range. Ora, com'è impostato lo schema? Quindi 15, 12, 10, 8, recupero a sensazione. Ad ogni set aumento il carico. Quando raggiungo, supero queste ripetizioni, quindi per esempio questa settimana ho fatto 16 ripetizioni con 3 pizze per parte al primo set, allora aumento leggermente il carico, quindi passerò a 3 pizze per parte, aggiungo 2,5, 2,5. Quindi quando raggiungo, quando supero le 15 al primo set, le 12 al secondo set, le 10 al terzo set e le 8 al quarto set, in quel set, la volta successiva, aumento il carico perché sono uscito da quello che è il mio rep range. Sempre 2 secondi a scendere, un istante sparo. Dopo l'ultimo set, quindi quello da 8 ripetizioni in cui raggiungo 4 pizze per parte, strippo subito del 50% il carico, quindi strippo abbastanza il carico, e faccio quante più stop reps possibili, quindi con un istante di fermo in basso e poi riparto, quindi alzo un filo pin e mi concentro su quest'ultima porzione di movimento, con 3 secondi a scendere e 3 secondi a salire, quindi con delle ripetizioni abbastanza lente. Quindi strippo del 50% e vado. Perché del 50%? Perché logicamente ho lavorato tutto questo rep range, quindi fino a 15 RM, quindi vado a un carico più basso perché voglio toccare un altro failure point su un carico questa volta molto più metabolico. Quindi sì, la logica di progressione nel corso delle settimane è che
rimango tranquillo su quel carico finché non supero le 15, rispettivamente le 15, le 12, le 10 e le 8 ripetizioni. Quindi in genere rosicchio una ripetizione o mezza ripetizione in più ogni volta, quindi rimango sullo stesso carico per tanto tempo. Il volume è volontariamente elevato perché in questa fase, in questo contesto, l'ho spiegato nel log, preferisco tenere un volume elevato, quindi per le logiche andate nel log. Secondo esercizio, una Smith chest press con una leggera inclinazione, quindi primo lavoro inclinata, secondo leggera inclinazione, perché di base si presta meglio, per tanti discorsi che ho fatto anche sulla nostra Academy, per il coinvolgimento del petto. In questo caso lo schema è quello di un ramping. Allora, la prima settimana faccio un ramping sulle 8 ripetizioni fino a non chiudere le 8. Quindi per esempio faccio 25 kg per parte, 30, 40, 45, 50. A 50 non chiudo le 8. La seconda settimana faccio lo stesso ramping sugli stessi carichi sulle 9. Ora, sulle 9, arrivando sempre allo stesso carico, quindi faccio 9 ripetizioni a 25 per parte, 9 ripetizioni a 30, 9 ripetizioni a 40, a 45, a 50. Ovviamente non riuscirò a chiudere sempre le 9 ripetizioni. Quindi che cosa succede? Che la prima settimana ho due serie allenanti sostanzialmente, la penultima, quella in cui tocco le 8 ripetizioni a cedimento, e l'ultima in cui non chiudo le 8 ripetizioni. La seconda settimana raggiungo sempre il carico finale, però verosimilmente avrò tre serie allenanti perché sto facendo un ramping sulle 9, quindi avrò quella in cui vado a cedimento sulle 9, la penultima in cui vado a cedimento sulle 8 e l'ultima in cui non chiudo le 8. Molto spesso riesco a fare per esempio una progressione sulle 9, chiudere la penultima sulle 9 e poi c'ho il crollo nell'ultima, però sono comunque due serie allenanti che chiudo. La terza settimana faccio un ramping sulle 10, quindi sempre 10 a 25 per parte, 10 a 30, 10 a 35, 10 a 40, 10 a 45 e 10 a 50, ovviamente quello è lo scopo, verosimilmente 40, 45, 50 non riesco a chiudere le 10. Che cosa succede? Che ogni settimana ho un aumento del numero di serie allenanti, perché saranno sempre di più le serie che porto a cedimento facendo un ramping su più ripetizioni. Oltre a questo vado ad accumulare più tonnellaggio iniziale. Una volta raggiunto questo, quindi immaginiamo che l'ultima settimana faccio 10-10, 9-8-7, per dire, di ripetizioni, a questo punto torno a lavorare sulle 8 ripetizioni, quindi la quarta settimana torno a fare un ramping sulle 8 e il mio scopo è quello di arrivare a un carico superiore. Quindi faccio sempre un ramping sulle 8, ma questa volta punto a chiudere le 8 sui 50 kg e a farne 8 sui 55, in questo caso per parte. O farne 8, comunque cedere prima delle 8. E a questo punto, questo nuovo, farò una settimana a 9 ramping sulle 9, una settimana ramping sulle 10, in cui però arrivo non più a 50 ma arrivo a 55. Qual è lo schema generale? È che io ogni settimana, aumentando il numero di ripetizioni del ramping, faccio più serie allenanti, perché arrivo a cedimento sempre prima, sostanzialmente, e poi quando vado a tornare a ramping sulle 8 faccio meno serie allenanti, però riesco ad aumentare invece l'intensità di carico, quindi diminuzione del volume ma aumento dell'intensità di carico, e quindi progressivamente ogni 4 settimane riesco a aumentare un ticchio quello che sarebbe il mio 8RM, quindi accumulo tonnellaggio e volume e poi scarico e riesco ad aumentare il carico. Questo è lo schema, ovviamente uno schema che ha come presupposto la concretizzazione del cedimento. Anche qua, quando raggiungo il carico finale, stripping del 50% e vado a lavorare, in questo caso con 5 secondi a scendere e 3 secondi a salire, ok? Quindi sempre lo stesso gioco di un drop molto importante, perché voglio raggiungere, perché inizio logicamente a lavorare con un carico basso e voglio avere un failure point su un carico ancora più basso, quindi uno stimolo ulteriore. Da qua, dopo la Smith, dove sta? Questa settimana ho fatto una shoulder press della Prime, ho inserito questo lavoro, ho fatto uno schema che però andrò a rivedere perché non mi è piaciuto, ho fatto 3 serie, ogni serie è composta da 4 cluster da 5, quindi da 20 ripetizioni con 10 secondi di recupero, quindi 4x5 con 10 secondi di recupero, recupero un po', 4x5 con 10 secondi di recupero, recupero un po', 4x5 con 10 secondi di recupero, recupero un pochetto. Il recupero tra le serie più o meno a 45-60 secondi, quando non ve lo specifico il recupero è libero. In questo caso lo scopo di base è quello di accumulare tonnellaggio, ad ogni cluster, a ogni serie raggiungo il cedimento soltanto alla fine e per la serie successiva diminuisco un filo, e il macchinario della Prime mi permette di caricare tanto in alto e caricare poco in basso, quindi c'è un ottimo resistance profile. La prossima settimana probabilmente proverò delle Mayo Reps o qualche altro schema, perché non mi sono trovato bene proprio a livello di sensazione, però l'idea qua è di avere 3 serie in cui tocco sempre il cedimento e accumulo abbastanza tonnellaggio.
Da qua sono passato a delle chest flies questa settimana, quindi la variante su panca con la dual cable, e in questo caso ho utilizzato un 15 RM, ho fatto tre serie a cedimento con 45 secondi di recupero, quindi 15, 45 secondi, me ne sono uscite 13 più o meno, 45 secondi, e da là all'ultima ho fatto un cluster set, quindi ho fatto 12 ripetizioni, rimasto 10 secondi squeeze, quante più ripetizioni, 10 secondi squeeze, quante più ripetizioni, eccetera, fino a chiudere soltanto una ripetizione o fare soltanto delle parziali, quindi un'alternanza tra statico e dinamico, e qua lo scopo era quello di enfatizzare il più possibile il pompaggio e lo stretch. Da là 90 secondi di stretch per il petto, quindi stretch forzato finale, ho registrato da poco il video sull'Academy in cui spiego questa tecnica di intensità, devo ancora caricarlo, e per il petto ho finito, quindi questo è quello che ho fatto per il petto. Da qua sono passato ai tricipiti, preferisco passare ai tricipiti prima che alle spalle personalmente, e per i tricipiti ho fatto due lavori, un push down in cui ho utilizzato un push down triset, ossia faccio 10 ripetizioni di push down, poi mi butto in avanti 10 ripetizioni di bent over push down, stesso carico, poi mi giro e faccio 10 ripetizioni di overhead extension, recupero 45 secondi, strippo leggermente il carico, lo abbasso, poi 10, 10, 10, recupero 45 secondi, ancora 10, 10, 10, quindi è logicamente un lavoro metabolico in cui voglio semplicemente creare quanto più pump possibile per i tricipiti. E da là una serie singola, in questo caso ho utilizzato delle major reps di reverse push down in bent over. A questo punto le spalle, una delts machine anche qua un piramidale, 15-12-10-8 per accumulare sul capo laterale, poi una alzate laterali inclinate sulla Scott Carl. Per questo video c'è il video su Rhino Nation, e su Rhino Nation carico anche video degli allenamenti, quindi sono video registrati proprio dell'allenamento con il voice over sopra, tutto spiegato nel dettaglio, ciascun esercizio fatto vedere, quindi potete andare là per vedere poi i singoli video. Passiamo al back, sessione di back in cui, tra parentesi, questo log lo trovate in rhinoathletics.eu.europe, è il nostro log per segnarvi tutto quanto. Per quanto riguarda la sessione di back, ho iniziato questa settimana, l'ho inserito con un kayak row, giusto per creare un po' più di pump sul distretto, quindi delle serie di warm up, poi una singola serie allenante con 5 secondi di squeeze, quindi prima da una parte, poi dall'altra, e poi ho chiuso con delle parziali di pull down, braccia tese normali. Da là una lat prona, ultimamente sto lavorando come primo esercizio con una lat prona e mi trovo veramente veramente molto bene, perché attiva tutta la sezione scapolare e l'upper back in generale, che devo lavorare un po' di più. Lat prona, ho utilizzato un ramping, sempre stesso schema, ramping sulle 8, poi sulle 9, poi sulle 10, poi scarico, aumento quindi del volume del tonnellaggio, poi scarico e punto ad aumentare l'intensità di carico. Dalla lat prona sono passato a un prime row, utilizzavo un T-bar col petto in appoggio per ricercare questo resistance profile piatto in cui vado a avere meno tensione in alto, ottimo ottimo esercizio. Per quanto riguarda il discorso del resistance profile eccetera, rimando all'Academy su Rhino Nation, quindi perché, come scegliere i singoli esercizi, quali sono i criteri di scelta degli esercizi. Adesso stiamo utilizzando, perché il back lo faccio con Giorgia, stiamo utilizzando un prime row che è sostanzialmente un rematore della prime, stesso concetto del T-bar, posso decidere dove caricare di più o di meno, in quale tratto del ROM con i dischi, e faccio in modo che si scarichi in alto, che abbia un resistance profile piatto. Non sottovalutate questo discorso del resistance profile, ragazzi, se lavorate tanto con manubri, bilancieri, liberi, eccetera, non sapete che cosa vi perdete lavorando con queste finezze, perché avete una tensione del muscolo e un direzionamento dell'energia totalmente differente. Schema del piramidale, quindi quello che ho utilizzato per la chest press, 15-12-10-8, in questo caso non faccio un drop finale, il dorso è tendenzialmente avanti, quindi non voglio sovraccaricare di troppo lavoro. Stesso schema quando supero le 15, rispettivamente le 15, le 12, le 10 e le 8, per quella serie, la volta successiva aumento un filo al carico, aumento veramente di 2,5 kg, quindi veramente un minimo minimo. Rispetto al lavoro che ho fatto in off season, in cui i carichi sono aumentati molto velocemente, preferisco avere dei rep range un po' più elevati, fare degli aumenti molto più piccoli per poter rimanere un po' e solidificare la forma sullo stesso peso, perché sto affrontando una fase di cut, quindi non voglio spingere troppo sull'intensità di carico, che già in questa fase di off season è aumentata veramente veramente tanto. Da là la pullover machine della Hammerstrike non è esattamente il massimo, però mi ci trovo bene, quindi rivado su un esercizio che mi permetta di creare pompaggio, quindi lat prona, upper back, kayak row, gran dorsale, lat prona, upper back, prime, gran dorsale sulla lower division, pullover, gran dorsale in cui vado a caricare su un tratto di tensione che sfugge a tutti gli altri, cioè massimo allungamento, e ho utilizzato lo schema che ho utilizzato per la chest flies, quindi carico fisso,
15, 13, 12 e la parte del cluster set, quindi 12, 10 secondi di stretch, 12, max 10 secondi di stretch, max, fino a chiudere soltanto una o due ripetizioni. Quindi lo scopo qua è creare quanto più pump e stretch possibile. E infine l'ultimo angolo di lavoro che mi manca è un lavoro sul gran dorsale, sull'upper division, quindi un lavoro di tirata verticale, e utilizzo in questo caso un pull down supino a un braccio. Questa settimana l'ho utilizzato, ogni tanto utilizzo anche degli stretchers, per esempio in superset con una lat triangolo, quindi tenendo sempre lo stesso lavoro. E questa settimana di pull down supino ho fatto un cluster set facendo 4 ripetizioni 4-4-4, aumentato il carico 4-4-4-4, eccetera eccetera, fino a non chiudere più lo schema. 60 secondi di stretch forzato per il gran dorsale, poi bicipiti, ho fatto un piramidale con un curl bilanciere, molto semplice, poi il dual cable curl, quindi con i due cavi che sono vicini ho fatto due serie di pompaggio, quindi anche in questo caso i bicipiti è giusto un lavoro di pompaggio. Addome, tre serie di crunch alla crunch machine, ce n'è una molto carina, alla ultra flex, e qua sto. Giornata di gambe bestiali, l'ho fatta ieri, quindi. Allora, primo lavoro, adduttori, super serie con gli abduttori, quindi faccio questo lavoro di warm up, faccio un ramping sulle 12 ripetizioni, 12-15, quando arrivo allo stack di entrambi, che è più o meno il mio carico, il massimo che posso caricare, faccio un drop set triplo per entrambi, quindi parto dagli adduttori e poi gli abduttori. Qui vado a cedimento, strippo, cedimento, strippo, cedimento, fine, semplice. Prima uno, poi l'altro e stop. Da qua sono abbastanza caldo, passo con un leg curl sdraiato, sempre della Prime, selezione a 3, quindi la selezione che mi permette di scaricare tensione massima, accorciamento, avere un resistance profile tendenzialmente piatto, e in questo caso quello che faccio è un cluster set. Allora, lo schema è questo, faccio 5 ripetizioni, 5 secondi di squeeze, 4 ripetizioni, 5 secondi di squeeze, 3 ripetizioni, 5 secondi di squeeze. Questa è la prima serie. La seconda serie faccio sempre questo lavoro, ma alla fine aggiungo 10 parziali, quindi lente e controllate. Riposo, la terza serie, sempre stesso carico, faccio lo stesso lavoro, in genere non lo chiudo, poi chiudo con 10 parziali e rimango in isolde quanto più tempo possibile puntando ai 20 secondi, e 20 sono veramente veramente tanti. Alla fine faccio leggermente un cedimento eccentrico. Quindi è veramente veramente brutale. E l'idea è che ogni volta che riesco a chiudere tutto lo schema su tutti e tre i set, allora aumento leggermente il carico. Anche qua io sto adesso a 90 libbre, la prossima volta metterò 95 libbre, quindi vedete, aumenti veramente veramente minimi. E qua logicamente è un accumulo di fatica, e in realtà raggiungo il cedimento bene o male in tutte e tre le serie, tecnico e cedimenti superiori. I femorali a questo punto sono veramente imballati di sangue, ma non è il focus di questa sessione. Passo i quadricipiti e passo con il pendulum, pendolo squat che adoro, è veramente il compound migliore per targetizzare a meglio i quad senza disperdere troppe energie. Anche qua un lavoro piramidale, 15, 12, 10, soltanto 3 set perché di più non riesco a tenerle. Stesso schema, se riesco a superare rispettivamente le 15, le 12 e le 10, la volta successiva aumento il carico. Dopo l'ultimo set, quindi quello dalle 10, tipo questa settimana ne ho chiuse 9, quindi sto lavorando sempre con lo stesso carico, sto rosicchiando veramente una ripetizione in più ogni volta. La prossima volta probabilmente cambierò un attimo la gestione dei carichi, perché faccio 60 kg, 70-75, e il gap che c'è tra 60 e 70 è veramente un po' troppo alto, quindi devo vedere un attimo di riaggiustarmi i carichi. Comunque dopo l'ultimo set a 75 tolgo due dischi da 20, quindi torno a 35 kg, molto molto basso, e faccio una ripetizione lenta, 5 secondi a scendere, 3 a salire, e poi 3 ripetizioni ritmate, una ripetizione lenta, 3 ritmate, fino al cedimento. In genere dopo le 3 ritmate mi prendo un po' di tempo così, poi di nuovo lenta, ritmate, finché non crollo del tutto. E questa è veramente veramente una botta neurale veramente veramente importante. I quad a questo punto hanno bisogno di circa 10 minuti, perché mi fanno proprio male, mi fanno dolore, si imballano, non riesce a defluire bene il sangue, quindi cammino sostanzialmente per una decina di minuti. Da là passo all'hack squat. Allora, in questo off-season ho fatto tanta pressa, perché durante il lockdown andavamo in una palestra che ci permetteva di allenarci, in cui c'era soltanto la pressa come un buon compound, quindi sono progredito tanto sulla pressa, e in questa fase preferisco quindi puntare su lavori di accosciata completa, sia perché sono più funzionali in generale, sia perché ho fatto veramente veramente tanta pressa. E sull'accosciata completa carico di meno, quindi la botta neurale
è inferiore. Sulla pressa ho dei carichi che sono per me relativamente alti, perché tocco 500 kg sopra le 10 ripetizioni, ho fatto i video su Instagram e tutto, quindi lo sapete, però in questo momento non posso assolutamente permettermi di giocare con questo carico. Quindi hack squat della Cybex, molto molto pesante, con le bande elastiche, e qua stesso schema, ramping sulle 8, ramping sulle 9, ramping sulle 10. Quello che ho fatto questa settimana, sì, carino, sono arrivato a caricare 5,5 kg per parte e ne ho chiuse 8, quindi la prossima settimana, perché ho fatto sulle 10, la prossima settimana torno ad 8 e arrivo a 6 kg per parte, 6 pizze per parte, quindi 120 e 120, sul Cybex è veramente veramente tanto. Dopo aver chiuso l'ultimo set, quindi quello sulle 8, sono passato, là accanto c'è l'hack squat dell'Atlantis, normalmente strippo il carico, però invece questa volta, non avendo Giorgia che mi strippava perché stava su facendo cardio, sono passato all'hack squat dell'Atlantis, non c'era nessuno, è un hack squat molto più inclinato, quindi super super semplice, là arrivo a caricarlo tutto più o meno 9 pizze per parte, quindi capite che è super leggero. Ho messo una pizza per parte, la prossima volta ne metto una e mezzo, e ho fatto il CC squat all'hack, quindi stance proprio basso basso basso, lavoro soltanto di quadricipiti, 5 secondi a scendere, 3 secondi a salire fino al cedimento, e quello è stato veramente veramente, mi ha cotto completamente, e là ero super super pieno. Dopo questo lavoro sul CC squat, sull'hack in generale, sono cotto e il resto va più o meno per inerzia. Quello che faccio è un leg curl unilaterale, singolo. In questo momento sto cercando di lavorare molto sui femorali per cercare di prendere tanta pienezza e avere una gamba molto più completa sul palco, perché tendenzialmente rispondono meglio rispetto ai quadricipiti, quindi cerco di sfruttarla al massimo come cosa. E lo schema è sempre 5-4-3, quindi 5 secondi di squeeze, 4 secondi, 3 secondi, passo da un lato all'altro, non aggiungo parziali o isohold, e ripeto per 3 volte con un certo carico. Se riesco a chiudere lo schema, in generale finisco con delle parziali in basso la maggior parte dei casi, ma quando riesco a chiuderlo aumento leggermente il carico, aumento di 5 libri anche in questo caso, quindi veramente veramente poco. E l'idea è sempre quella di andare a avere una certa intensità percepita molto alta, perché il grado di cedimento è più alto, faccio molte parziali, pian piano si riduce, poi aumento il carico, aumento l'intensità di carico e di nuovo intensità percepita che torna ad essere alta e pian piano si riduce. Passo poi a un Bulgarian che questa settimana ho fatto con la Smith, ieri ho fatto con la Smith, quindi non più con il manubrio perché stavo scomodo, la Smith mi trovo molto meglio, è una sola serie di Bulgarian Split Squat. Lo schema è sempre una ripetizione lenta, quindi 5 secondi a scendere, 3 a salire, 3 ritmate, 5 secondi a scendere, 3 a salire, 3 ritmate, le ritmate ovviamente sono super super controllate, e vado a cedimento su una gamba, passo all'altra, quando chiudo 5 blocchi totali, quindi una lenta, 3 ritmate, una lenta, 3 ritmate, una lenta, per 5, quindi 20 ripetizioni totali, 4x5, 20, sì, aumento un filo il carico, l'ho chiuso con 15 kg per parte, quindi la prossima volta farò 20 kg per parte, e là è un lavoro in cui è principalmente di gluteo, quindi mi concentro molto bene sull'attivazione del gluteo, perché i quadricipiti ormai sono veramente veramente cotti, però partecipano quel minimo che possono, e se ho energie, sinceramente questa settimana non ne avevo, perché ero veramente cotto, motivo per il quale stiamo vedendo insieme a Joe di cambiare un attimo lo splittaggio, normalmente ho i prowlers, quindi la slitta, e faccio dalle 2 alle 4 serie, e quello è un finisher per i quad, per imballare di sangue, ha un vantaggio che non avendo la fase eccentrica del movimento va a cuocerli per bene, però velocizza abbastanza il processo di recupero, quindi hanno capacità e possibilità di recupero. Un'alternativa è anche la bike, in cui tendenzialmente non c'è fase eccentrica perché spingo in concentrica e l'altro piede semplicemente sale su, quindi quella pure può essere una bike se non avete le slitte. Polpacci, ieri in realtà l'ho fatti prima del Bulgarian perché ero occupata la Smith, e per quanto riguarda i polpacci ho fatto, cambio ogni settimana, ho fatto in questo caso un ramping sulle 10 a toe press, quindi alla pressa verticale, pressa orizzontale scusate, un ramping sulle 10, quindi 10-10 secondi di stretch, poi aumento il carico, un'altra serie, 10-10 secondi di stretch eccetera, fino a raggiungere il cedimento, ossia che non chiudo le 10 ripetizioni, in quel caso faccio 10 secondi di stretch, sono passato al macchinetta, quella dello standing calves, quindi il calf in piedi, e ho fatto 20 ripetizioni, 10 complete, 10 mi sono uscite parziali. Sono ripassato al toe press, ho aspettato 60 secondi, un minuto e mezzo, e di nuovo 10-10 secondi di stretch, sono ripassato 20 ripetizioni sulla standing calves. Quindi questo lavoro è abbastanza easy, perché ero cotto. Faccio i polpacci, li faccio un po' meglio nell'ultima sessione, quella di femorali, perché ovviamente c'è un po' più di energia, un po' più blanda. Ragazzi, io mi fermo qua perché la macchinetta è in sovraccarico, perché credo che sono andato veramente, veramente tanto lungo, ho registrato dei video prima, e quindi non voglio renderlo
quello un video chilometrico. Trovate tutto quanto sul mio log. Le altre due sessioni, se vi interessa, me lo scrivete qua sotto nei commenti e ve ne parlo, che è la sessione braccia con un piccolo richiamo di deltoidi e la sessione femorali con un piccolo richiamo di quadricipiti. Se vi interessa ci farò un altro video dedicato che poi farò uscire, però nel frattempo potete vedere tutto quanto nel mio logbook su renonation.it. Con questo vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.